La nostra deputata. Io al massimo faccio la vita. La nostra deputata. Bene, siamo in diretta, ci sono ancora 28 persone nonostante non avessi dato nessun preavviso. Adesso però aumentano. Stavano stirando. No, perché allora sul canale ci sono sempre, perché c'è la chat che vive di vita propria, la gente chat per i fatti loro. Quando parte la diretta, pum, vengono sparati sulla diretta e quindi si trovano. Ecco, però ne abbiamo perso uno, 28 adesso sono 27. Non è piaciuto quello che stiamo facendo. Allora, facciamo un giro rapido, presentati. Signor, ora basta. Andrea. Ecco. Stefania, poi da te facciamo una fermata un po' più veloce. Più veloce. Un'altra Stefania? Mary. Arturo, a te ti salto prima. Guardate chi è, ma la salto. Silvia. Non indovinare. Ciao, Tiziano, attivista di zona. Da lontano? Andrea, ciao. Bene. Oh, ci risiamo. Arri, ciao, salvo. Pietro, starti. Ciao. Allora, eccola qui, basta. Onorevole. Se non basta io, grazie. Basta. Allora, aspetta che adesso ti avvicino il microfono. Allora, cara Paola, che notizie ci porti da Roma? Da Roma, intanto diciamo che adesso siamo a Milano, posso dire cosa abbiamo fatto oggi, certo. Vedi qua tutti questi attivisti, oggi finalmente sono tornata a fare l'attivista, siamo stati tutto il pomeriggio ai banchetti, posso dire perché stiamo raccogliendo le firme per l'introduzione del referendum deliberativo nel comune di Milano, una cosa importantissima, raccogliamo le firme anche domani, perché se c'è qualcuno di Milano che vuole venire a firmare, siamo in zona 3. In piazza Udine domani mattina e il pomeriggio invece in zona 9 alta dove c'è il Pini tutto il giorno e poi il pomeriggio anche al Parco delle Cave. Poi il prossimo weekend replichiamo perché saremo tutto maggio, abbiamo bisogno appunto di queste firme per cui ci troveranno tutto maggio. Se seguite poi sul sito di volta in volta su milano5stelle.it, su Facebook, poi noi mettiamo sempre le date dei banchetti. Se c'è qualcuno di Milano spargete la voce perché è una cosa importantissima. E allora vediamo, allora intanto c'è Sparti Pietro, da dove scrivi? Non è che li conosco. Stefano, ecco, c'è Stefano che però è dalla Puglia, quindi un po' lontanuccio. Magari qualche amico. Ecco, vedi, stava guardando la registrazione e l'ho disturbato perché quando parte la diretta ti interrompe la registrazione e va alla diretta. Mi faccione, va bene. E invece da Roma che notizie ci porti? Che notizie portiamo? Diciamo che insomma... abbiamo visto che, insomma, direi che è abbastanza palese anche da fuori che si sono ormai comunque alleati contro di noi, tutti insieme contro di noi. Quello che noi dicevamo da anni ormai, il fatto che comunque PD e PD-L fossero la stessa cosa, che facessero gli accordi, che si mettessero d'accordo, loro stanno continuando a fare quello che facevano negli anni scorsi, solo che prima non c'era nessuno che, diciamo, gli rompeva le palle. Adesso ci siamo noi, per cui lo possono fare un po' meno di nascosto, per cui noi stiamo cercando di farli venire fuori, stiamo smascherando e abbiamo visto che su questa cosa, cioè, li abbiamo un po' stanati perché sin dall'inizio loro volevano mettersi d'accordo, per cui il fatto di venire da noi, facciamo un governo, ci appoggiate, eccetera, abbiamo visto che comunque loro già il loro accordo ce l'avevano. Così c'è stata anche, come si chiama, Sereni, quella che ha dichiarato pubblicamente, ha detto ma noi non avevamo nessuna intenzione, è stata onesta però, bisogna dire, no? Sì, ma si vede che gli è sfuggito, sarei curiosa di vedere cosa ne pensavano i suoi compagni di partito quando di hanno merende. Sentito questa bella dichiarazione. Beh, un po' come Violante quando nel 2003 fece quella affermazione, c'è la faccia di Fastino, proprio dice, ma che cacchio sta dicendo? Oddio, questo è impazzito. Esatto, e ogni tanto capita che gli scappa, a me scappa la diretta, loro scappano le come potremmo dire, le confessioni. Esatto, noi speriamo non scappino di insulti, però prima o poi capiterà anche quello. Bene, ma senti, ma tu eri vicino quando Gasparri ha mostrato il suo ditino medio alla gente? Per fortuna, guarda, non era nei paraggi, però per fortuna, come vedi, la rete non perdona, perché comunque quell'immagine era un'immagine che la dice molto lunga e sulla rete in questo davvero, secondo me, non perdona, perché era un'immagine che... Cioè, perché vengono poi a dire a noi che istighiamo la violenza quando invece questi ti permettono di fare queste cose in barba veramente alla gente che sta fuori. Io l'ho visto tantissimo durante le elezioni del presidente, mi sentivo stranissimo. Noi eravamo dentro, sembravamo quasi asserragliati dentro al palazzo, tra l'altro il palazzo tutto in festa, tutto, perché chiaramente c'erano le cerimonie, eccetera, e fuori la piazza piena di gente, per cui non lo so, veramente sembrava una scena quasi da rivoluzione. Noi asserragliati dentro al palazzo a votare e fuori la piazza che si infiamma, cioè delle scene che io non avrei mai pensato di vedere mai. Sì, poi chi era l'Ursa che è uscito in ambulanza?
gli altri uscivano dalle porte posteriori, e invece quando siete usciti voi, tranquilli, noi applausi. Noi principale siamo andati anche a parlare con le persone che erano lì fuori, perché comunque insomma, sono stati fuori tutto il giorno, hanno aspettato anche tanto tempo, ci sembrava giusto anche andare, sentire, cosa vanno a dire, confrontarci, perché poi per carità, cioè... se ne sentono di tante, cioè non è che fossero lì proprio solo a supportare noi, però abbiamo visto che erano tutti per supportare quello che era un candidato come Rodotà, che non era un candidato solo nostro, cioè a noi abbiamo secondo me perso una possibilità, cioè noi come paese, cioè per l'Italia sarebbe potuto essere un cambiamento, invece direi che gli altri hanno per l'ennesima volta dimostrato che un vero cambiamento non lo vogliono, cioè lo vogliono solo a parole. Io ieri ho visto Rodotà sulla 7 dalla signora Gruber, signora, vabbè usiamo questo termine, che cos'altro vuoi usare, con due giornalisti, diciamo giornalisti, che parola vuoi usare, diciamo scrivani del regime, Stefano Menichini e Giorgio Mulè. Hanno letteralmente assediato, cioè Rodotà era veramente... più di dispiaciuto, era anche arrabbiato secondo me, ma soprattutto era veramente sconvolto dall'aggressione verbale a cui è stato sottoposto da questi due sottospecie di giornalisti. Io infatti ho scritto un tweet alla Gruber dicendo: lei sta usando la televisione in modo criminoso, perché sta permettendo a questi due lerci giornalisti di trattare in questo modo una persona che non lo merita, perché va bene, ha il peccato di essere stato presentato dal Movimento 5 Stelle, però è un personaggio che è amato da tutti gli italiani, quindi permettere a questi due di trattarlo in questo modo mi sembra una cosa veramente non dovrebbe essere consentito da una giornalista come lei. E vabbè, non ti dico quanti retweet, quanti altri apprezzamenti, perché tutti erano d'accordo, almeno tutti quelli che l'hanno visto erano d'accordo con questa affermazione, perché è una cosa veramente scandalosa, vergogna, Lily Gruber sappiamo, vergogna. Lo sappiamo che ormai i giornali e i giornalisti non fanno informazione, o comunque fanno un'informazione di parte. Purtroppo ce ne stiamo rendendo conto tutti, direi, cioè noi l'abbiamo vissuto per primi sulla nostra pelle, però io vedo tante persone che dico guardate, fate attenzione a quello che leggete o sentite, perché spesso sono cose filtrate, e vedo che tanta gente mi dice sì effettivamente, ah no hai ragione, ah no non è così, ah tu mi dici che non è così, allora perché io gli racconto quello che veramente succede senza il filtro, oppure mi dicono ah sì effettivamente, oppure in rete ho letto che non è così, perché veramente l'unica è andarsene a informare, cioè non prendere per oro colato quello che si sente dire in televisione, quello che si legge sui giornali, almeno se anche non puoi andare in rete, però almeno cerca altre fonti per paragonare più cose, perché sennò veramente l'informazione purtroppo è un'informazione di parte. Paolo, io ti ringrazio, io vedo l'orologio, alle 19.40 noi abbiamo il treno per Abbiate Grasso, quindi scappiamo. Abbiamo fatto questa chiamata, ci tenevo a salutare voi tutti, e soprattutto avevo detto a chi mi seguiva in diretta, ragazzi, poi farò anche una puntatina dei nostri amici 5 Stelle, quindi non potevo mancare la promessa. Grazie, no, siamo contenti che sei passato a farci visita e ti aspettiamo se vuoi anche settimana prossima. Fine settimana? Sì, sempre sabato e domenica, banchetti in giro per la città, adesso non vediamo, so ancora vediamo. Bene se dove, riesco, ma... perché settimana prossima avrò i miei figli con me, se riesco a convincerli a venire a Milano, magari loro poi vanno a spasso giretto, per i fatti loro, esatto. Magari vi raggiungo. Va bene, okay. Grazie. Paola. Grazie, ciao a tutti quelli che ci seguono. Una panoramica anche di tutti gli altri amici 5 Stelle, stanchi ma contenti, no? E com'è andata la raccolta firme? No, bene, no, purtroppo abbiamo avuto un po' di problemi nei weekend scorsi, che c'è stato un tempo, veramente il meteo non ci ha aiutato, ha piovuto tanto, per cui siamo un po' indietro con la raccolta firme. Per quello abbiamo bisogno, infatti adesso nel prossimo weekend vi prego, passate a Milano, un saltino, una firmetta, 10 minuti, e non ci vuole molto, passate di lì, tanto siamo la penna ce la mettiamo noi, fra l'altro, sì, e non si paga esatto, per firmare. No, basta solo avere un documento di identità e essere residente a Milano. Perfetto. Ok. Ciao ragazzi, ciao. Grazie, noi grazie scappiamo. A ciao. Ciao a tutti e ci vediamo prossimo weekend se possiamo. Vi saluto e chiudo la diretta, così corro a Porta Genova, poi magari dal treno magari ci rivediamo. Ciao a tutti, chiudo. Va bene.